Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi sono qua abbastanza arrabbiato perché sono venuto a conoscenza di una situazione che mi ha fatto veramente arrabbiare. E in questo video volevo mostrarvi e volevo riferirvi quello che, tra virgolette, ho scoperto e a cui sono venuto a conoscenza. Ossia il fatto che molte aziende stanno riaprendo. Benissimo. Cavolo, ci voleva che molte aziende riaprissero per... insomma, l'economia, per mandare avanti l'economia, ma comunque non entrerò in questo tipo di discorso. Il discorso in cui voglio entrare è che molte persone stanno giocando e stanno, tra virgolette, truffando noi persone che stiamo a casa magari con partita IVA e con dei dipendenti, e non andiamo a lavoro per senso civico e perché non ci è permesso lavorare. E quindi questo mi fa molto arrabbiare e ho un dispiacere veramente enorme perché l'italiano, come sempre, deve trovare il modo, no? La via, la scorciatoia per arrivare dove vuole e per fregarsene del prossimo. E questo penso sia una cosa gravissima. Cosa sta succedendo praticamente? Alcune aziende che non operano nel settore primario, come per esempio l'alimentare, come per esempio la medicina, quei settori che oggigiorno sono gli unici settori che dovrebbero rimanere aperti, per cui abbiamo bisogno e per cui se il motore di questa azienda si ferma, anche noi abbiamo delle conseguenze grandissime. Sta succedendo che l'azienda A, che chiameremo azienda madre, la quale, piccola premessa, tutte le aziende hanno un codice Ateco, che è un codice che identifica il settore dove quell'azienda opera. Per dire, io ho un codice Ateco che mi identifica per operare nel mondo del commercio. Quindi è un'attività che all'oggi non è primaria, quindi la mia attività è chiusa. Mettiamo che l'azienda madre abbia codice Ateco per alimentare o comunque per beni di prima necessità, l'azienda madre apre ed è aperta. Benissimo, e fin qua direte tutto giusto, tutto logico, va più che bene. Se non che, ed è qua che arriva il numero, l'azienda B, che chiameremo B, chiede all'azienda madre di riaprire, in quanto... tra virgolette, l'azienda madre potrebbe aver bisogno di materiale che l'azienda B produce, perché logicamente attorno a un'azienda che produce, non so, alimentari, gravitano magari altre 10 aziende che riforniscono tale azienda. E quindi cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'azienda madre, che ha avuto dalla prefettura la licenza per aprire, manda una lettera all'azienda B, che rifornisce, possiamo dire, l'azienda madre. E l'azienda B, con questa lettera, va in prefettura e dice: guardate, l'azienda madre ha bisogno dei miei pezzi, per cui io ho necessità di riaprire. Allora la prefettura, logicamente, dà il consenso e l'azienda B riapre. Poi cosa succede? Che l'azienda B, anche lei, ha dei fornitori, che chiameremo aziende C, D, quello che vogliamo. E quindi anche lei fa la stessa cosa, creando così una reazione a catena dove tutte le aziende stanno riaprendo. Questo è giusto quando logicamente l'azienda madre ha bisogno di pezzi dall'azienda B, ma siamo in Italia ragazzi e sappiamo benissimo come funziona, sappiamo benissimo che tutti stanno usando la medesima scusa per riaprire l'azienda e farsi i cavoli propri. Questo non lo trovo giusto per due motivi essenziali. Il primo è che fa un dispetto a noi che siamo a casa e magari chiama anche dipendenti a lavorare, queste aziende chiamano dipendenti a lavorare, per cui potrebbero ammalarsi o versi comunque delle complicazioni. Gente che prende magari 1.500-2.000 euro al mese e che si deve andare a malare perché il capo, il padrone, deve tenere l'azienda aperta per fatturare. Io capisco la situazione, però ci siamo tutti dentro questa situazione e la sappiamo tutti la situazione com'è. Motivo numero due è perché... se io sono un competitor di una di queste aziende, benissimo, e mi vedo l'azienda aprire, io cosa posso fare? Io perdo soldi, perdo magari lavori perché queste aziende vendono ad aziende che sono tra che riforniscono tra virgolette io, però io per senso civico sto chiuso e loro stanno aperti. Stanno aperti perché magari hanno un fornitore che gli ha fatto una lettera che bla 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 bla. Questo è il solito trick italiano e io veramente sono veramente dispiaciuto della situazione, ma non voglio dirvi il mio stato d'animo, cioè non me ne frega niente di esternare il mio stato d'animo, me ne frega di farvi rendere conto di come
siamo messi in questo paese e di come sia la situazione e di come le persone tutte le volte devono trovare la scorciatoia per fregare altre persone. È questo che mi dispiace. Volevo informarvi di questa situazione, spero che il video sia stato abbastanza esaustivo per farvi capire quello che sta succedendo in questo periodo. Scatenatevi nei commenti, condividetelo, però questo è quello che sta succedendo al momento in Italia. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti.